Il mondo rurale per l'innovazione dell'offerta turistica locale è il tema al centro del primo convegno tenutosi a Biceglie il 18 novembre, organizzato da 8 gruppi di azione locale della provincia BAT. I GAL sono strumenti europei di programmazione nati con l'obiettivo di favorire lo sviluppo locale delle aree rurali attraverso l'apporto di tutti i potenziali attori del territorio, dai privati alle associazioni, dalle organizzazioni di categoria agli enti pubblici. A coordinare il lavoro degli 8 GAL coinvolti, il GAL Ponte Lama Bisceglie Trani. Che cos'è il GAL in Tour e perché? Ma che cos'è il GAL in Tour? Il GAL in Tour è un'iniziativa comune fra 8 GAL delle province Bari BAT per tentare di fare sistema fra noi stessi. Ho avuto modo di dire perché per fare sistema fra noi stessi. Noi proponiamo sviluppo integrato attorno al concetto di ruralità. Allora, chi deve proporre un sviluppo integrato deve essere in grado di fare integrazione prima di tutto con se stesso, fra i GAL. Ci sono 8 GAL nella provincia Bari BAT che operano nei propri territori, 8 GAL con tante diversità ma con tante cose comuni. Allora abbiamo pensato di iniziare i nostri convegni, i nostri workshop, i nostri incontri con temi diversificati, però organizzandoli insieme, mettendoci a sistema, facendo economia di scala e facendo anche economia pura, nel senso che ottimizzando le risorse si riesce certamente ad avere un risultato bello, carino, come quello che ritengo sia avvenuto oggi. In che cosa consiste il progetto turistico specifico del suo territorio? Il nostro è un territorio particolare, io sono direttore del GAL Ponte Lama, che è l'unico GAL che ha tutti e due i comuni costieri, Bisceglie e Trani. Ovviamente con un'impronta turistica molto particolare, siamo già improntati al turismo, ma siamo improntati a un turismo molto localizzato nei mesi estivi. Quindi in generale parliamo di territori pronti ad accogliere il turismo, ma non capaci di fare diversificazione. Ecco, noi vogliamo lanciare una sfida diversa attorno alla nostra storia, alla nostra tradizione che è l'agricoltura, i territori rurali sono i prodotti tipici, rilanciare idee di diversificazione del turismo. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari Dario Stefano, di Gabriele Papa Pagliardini, autorità di gestione del piano di sviluppo rurale, di Sergio Paolo Silvestris, europarlamentare della Commissione Agricoltura e del sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, la giornata studio ha avuto inizio con l'approfondimento da parte del direttore del GAL Ponte Lama, Gianni Porcelli, della normativa e degli strumenti per il finanziamento di attività agrituristiche, per la commercializzazione dell'offerta turistica e per la creazione di strutture per la piccola ricettività. Domenico Ferrara, del Servizio Turismo della Regione Puglia, ha poi illustrato la normativa relativa alle strutture ricettive. Sull'inquadramento fiscale per la piccola ricettività e sulle differenze con i bed and breakfast si è invece soffermato Pasquale Lorusso, direttore del GAL Terre di Murgia. Fausto Fagioli, presidente di Heart Academy, ha infine parlato del turismo rurale come importante strumento di marketing territoriale. Che cos'è il GAL e perché? Il GAL è una società mista pubblico-privata che ha messo insieme capitale sociale, umano, privato e pubblico ai fini dello sviluppo del territorio. Tutto questo si traduce sinteticamente in un'agenzia di sviluppo del territorio dedita a offrire opportunità sul territorio, nel mondo rurale, ogni GAL per la propria competenza. Per quanto riguarda l'ambito agricolo, ma non solo quello agricolo, ovvero quello agricolo in un'ottica di multifunzionalità, quindi non l'agricoltore inteso in senso stretto, ma l'agricoltore che agisce in ambito multifunzionale, quindi anche in ambito agrituristico per lo sviluppo del turismo, della ricettività, nell'ambito delle masserie didattiche, quindi in stretta sinergia con il mondo scolastico, con i bambini per la rivalutazione, la riscoperta o la scoperta, magari per la prima volta di quella che è la cultura, le tradizioni, il valore rurale del territorio, inteso come storia, tradizione, ma anche dal punto di vista, senza osare usando questo termine, anche dal punto di vista del business, quindi del commercio, e quindi dare opportunità di sviluppo concrete, non solo decantati in più circostanze, in più convegni, in più appuntamenti pubblici. Il
In che cosa consiste il progetto turistico del suo territorio? Allora, il mio territorio, che contraddistingue, ha un limite territoriale con Altamura e Sant'Eramo in Colle, principalmente il primo filone è quello sulla valorizzazione e la crescita delle strutture già esistenti in ambito agricolo, quindi con gli agriturismi che già sono presenti sul territorio, quindi lo sviluppo e l'ampliamento di quelli preesistenti e la creazione, così come è avvenuto con i bandi che avevamo riversato sul territorio, di altre, di altri soggetti, di altre attività, e questo è il filone principale. Operando in ambito di piano di sviluppo rurale, questo è il filone principale. Poi abbiamo anche quello, la seconda linea, la seconda battuta, la seconda mission del nostro locale è quella del turismo, perché il mio territorio, il nostro territorio GAL, è caratterizzato da un'enorme potenzialità anche dal punto di vista culturale. E per citarne alcune, le orme dei dinosauri, l'uomo di Altamura, il centro storico, la storia federiciana, che sicuramente sono delle opportunità ma sfruttate, valorizzate ancora molto poco, quindi non abbiamo flussi turistici a regime che danno quel respiro, il settore terziario del turismo è ancora sottoutilizzato, e questo è il secondo filone, quindi quello di sviluppare tutto il lato turistico che abbracci il mondo rurale, quello culturale e quello anche museale o di ricettività. Nel pomeriggio sono stati affrontati i temi del turismo d'atmosfera e del turismo sostenibile, con la presentazione di significativi esempi di albergo diffuso. Carlo Ricci, della Rete Rurale Nazionale, esperto di turismo d'atmosfera, ha illustrato le caratteristiche che un territorio deve possedere per attirare un turismo rispettoso dell'ambiente, un turismo cosiddetto sostenibile. Il turismo sostenibile è stato poi oggetto dell'intervento di Fabio Moro Sato, esperto in ambito rurale per lo sviluppo e la promozione dei territori. Durante questa seconda parte del convegno sono stati analizzati alcuni esempi di albergo diffuso, come l'albergo Santo Lussurgiu in Sardegna, la cui felice esperienza è stata raccontata da Gabriella Belloni, ideatrice e proprietaria della struttura. La regione Puglia ha investito e creduto molto nei GAL rispetto ad altre regioni, sono presenti ben 25. Perché, secondo lei, quali sono le potenzialità che ha intravisto in questo progetto? La Regione Puglia, nella programmazione della passata legislatura del piano di sviluppo regionale, rurale, regionale, ha investito ha fatto una scommessa investendo circa 300 milioni dell'intero budget, che è intorno a 1600, proprio per l'approccio leader e quindi per i GAL. Questo difatti ha comportato l'essere la regione che ha il 40% dell'approccio leader Italia, e si è così poi concretizzato questo numero così cospicuo di GAL che coprono praticamente tutta la regione. Cosa pensa, perché la regione ha fatto questo tipo di scelta? Perché ha creduto innanzitutto che il territorio ha delle potenzialità. Il nostro territorio è molto lungo, abbiamo tanta costa, ma abbiamo tanti aspetti che caratterizzano lungo questo camminare del territorio, che è uno scrigno di una serie di paesaggi, valori, gusti, colori. Può dare molto. E può dare molto se non solo come si recupera come cultura del rurale, cioè del mondo agricolo, che è l'anima dell'urbe, perché forse è questo il vero senso della ruralità, di reinnestare o rifar rivivere quella cultura che era fatta di semplicità, di gestualità, di amore per il proprio lavoro, per la propria terra, che si concretizzava di fatti poi con uno stile di vita che era l'urbe, cioè il modo di vivere dei nostri paesi. Oggi che ci siamo un po' più cittadini, siamo diventati un po' più cittadini, abbiamo perso un po' di quel senso di attaccamento al territorio, però con esso abbiamo perso anche parte di quelle conoscenze
che di fatto invece sono la nostra forza, perché ci caratterizzano e possono dare una proposta, sono una proposta unica e inimitabile sia per il turismo sia per le nostre produzioni. Quindi la scommessa di fondo è questa, cioè riproporre i nostri prodotti che si fondano sulla nostra immagine territoriale, che è la nostra identità. Perfetto, grazie. La giornata si è conclusa con la visita alla Galleria dei Territori, una panoramica sulle aziende e sui prodotti tipici dei territori e dei GAL partecipanti allestita nell'ambito della manifestazione Calici nel Borgo Antico.